il tecnico della Reyer in settimana, così come i suoi assistenti. Non fidiamoci troppo ovviamente della sola vittoria ottenuta sinora dalla squadra lombarda, perché la squadra varesina sempre comunque abituata. Venezia, la palla viene fatta girare dalle mani di Sims, quindi Casarin, pallone schiacciato a terra per Tessitori, l'ottimo taglio di Davide Casarin, si parte con due canestri italiani, 2-2 da Moretti a Casarin, arriva Spissu consegnato per lui, il pallone parte, Spissu di mano sinistra, alza il lob, sbaglia Tessitori con questo rimbalzo, segna due punti, andrà in lunetta per il centro di Venezia della nazionale. E attenzione perché il fallo è di Colista, che adesso prova a rispondere con Voldetensain, che prova a partire uno contro uno ad attaccare Tessitori, che lo stoppa, provato ad attaccare uno contro uno, è andato fin su, quasi a due mani la stoppata di Tessitori, proprio per De Nicolao, parte Tucker in uno contro uno, affondata di Tucker, tira giù il rimbalzo, può innescare subito la ripartenza di Venezia, alzato il lobo per Brooks, palla messa a terra e poi appoggiata al tabellone, più 17 adesso per... Si rimane sul più 7, prova Wilcher, il pallone per Tucker che appoggia al tabellone, Voldetensain prende il blocco da Colinstein che poi taglia ma non riceve, pasticcia Voldetensain, si lotta sul pallone, alla fine recupera Tucker, lo step per lui, due punti per il più 11 nuovamente. Brooks poi si ferma, Shai dall'indietro ancora per Oliver Hallan, palla persa, può partire Brooks in uno contro uno con Shahid, canestro e fallo e tiro libero supplementare. Tanto non lo stopperai mai, farai solo fallo e gli darai anche tiro libero supplementare. Rivediamo infatti quello che è successo. Vedete che prova in qualche modo Shahid a rubare il pallone a Brooks, ma è un po'... La finta su Kronstein, il pallone per Tucker, ancora gira in corsa e riesce a trovare uno splendido canestro per Venezia dopo il canestro d'apertura nel quarto quarto. Tessitori, arriva Spissu, poi lo stesso Tessitori che va a appoggiare al tabellone. Non una grandissima serata per la verità per Willy Kronstein. Barry Brown che prova ad attaccare Librizzi, va fino in fondo, alza la parabola, canestro buono, un tiro libero anche per Barry Brown. Attacca Matteo Librizzi che poi va a commettere fallo.